Si può sostituire così la testa. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Gioca con me. Oggi ho di nuovo qualcosa di nuovo della Barbie per voi. E si tratta della Fashionista Sweeping Style. È praticamente una testa per fare acconciatura, non è una vera e propria Barbie, semplicemente il mezzo busto con la faccia. Sembra quasi una statua per i bambini dai 3 anni della Mattel. E questo Sweeping Style, la si può scambiare. Quindi praticamente si possono cambiare le teste, cambiare le acconciature e cambiare anche l'outfit. Ora, apriremo il set e ci guarderemo bene le cose. Allora, qui dietro si vede come si possono cambiare le varie Barbie. Qui ne abbiamo una con i capelli scuri, con un vestito lilla, Sweeping Style, e anche un vestito per fare una nuova Barbie. Quindi davvero si può cambiare la propria Barbie. Ora guardiamo questa testa. Questa quindi è la nostra Fashionista Sweeping Style, la nostra testa. Così il primo occhio sembra quasi un'altra bambola molto particolare, con tanti capelli così rosa, e in cima anche una stellina così nei capelli, altrimenti sì, molto truccata, con la collana, con un collier anzi, e poi con un vestito così argento, il tutto poi è così appoggiato a questa, diciamo, piattaforma. E ora arriva la cosa più bella, che non l'avevo ancora visto nessun'altra Barbie: si può così sostituire la testa, quindi questo è come se fosse un sostegno semplicemente per la testa. Ovviamente il tutto poi si rinfila, e quando si è la bambola giusta, insomma, che non siano delle vere e proprie Barbie, perché ovviamente le vere e proprie Barbie non si possono cambiare così, ma queste che appartengono a questo Sweeping Style Fashionista si possono scambiare. Qui ne abbiamo un'altra, come potete vedere. Vedete, questa è una Barbie normale, è tutto attaccato, tutto insieme. Vedete? Non è che si possa prendere e staccare qualcosa. Si prova a staccare la testa, poi no, non è possibile, a meno che la si rompe. Quindi è davvero la testa assolutamente fissata. Invece, in questo caso, come vi ho detto, si ha la possibilità di staccare invece la parte superiore della Barbie con le spalle. Teoricamente si può togliere così. Vi ho detto, questo funziona solo col Fashionista Sweeping Style, fatto comunque come Barbie. Se vi interessa che io utilizzi questa testa per creare la mia Barbie, allora scrivetelo pure nei commenti. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale e non perdete nessuno dei nostri video. Alla prossima, ciao!